Coronavirus, a che punto è la ricerca? Ne parliamo con Gianluigi Franci, professore associato di microbiologia e microbiologia clinica dell'Università di Salerno e responsabile del programma assistenziale Diagnostica avanzata per le resistenze microbiche dell'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona. Anche noi, come Università degli Studi di Salerno, essendo io un docente di microbiologia e microbiologia clinica, cerchiamo di trovare nuovi potenziali applicazioni o di molecole come peptidi, quindi piccole sequenze aminoacidiche capaci di inibire quello che è il meccanismo di riconoscimento tra virus e le nostre cellule, o dal punto di vista farmacologico andare a colpire alcuni bersagli molecolari che sono coinvolti nella sua replicazione. Questo secondo step noi lo facciamo attraverso un disegno progettuale, sperimentale, che parte da dati di bioinformatica. Quindi analizziamo quelli che vengono definiti big data, forniti dalle nuove tecnologie di sequenziamento dei genomi di virus a livello mondiale, in questo caso appunto soltanto quello del SARS-CoV-2, e cerchiamo di capire potenziali target farmacologici, che poi andiamo a sperimentare con modelli virali che sono sia da un lato sicuri, quindi da poter utilizzare in laboratorio, ma quanto più simili a quello che in natura sta causando questa pandemia. Attualmente la ricerca è condotta all'interno degli spazi appunto del DeepMed, Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria dell'Università degli Studi di Salerno, ma si avvale di collaborazioni nazionali e internazionali. Infatti, il gruppo da me diretto all'Università di Salerno si basa sulle collaborazioni strette tra l'Università della Campania, quale Federico II, l'Università degli Studi della Campania Vanvitelli, ma anche internazionali come la Columbia University. Tutti questi sforzi messi insieme porteranno nel giro di un breve tempo al riposizionamento di alcuni farmaci già descritti in passato, capaci magari di agire su fratelli minori di questo virus, o, nella migliore delle ipotesi, anche individuare dei trattamenti, dei farmaci specifici contro i bersagli molecolari di questo virus. Dall'altro lato, nel frattempo, avanza anche la ricerca su quello che è la parte dei vaccini. Tanti trial clinici sono in corso, alcuni si basano su virus ricombinanti, altri invece su parti soltanto del virus SARS-CoV-2. La speranza è quella di dare, dalla ricerca di base alla ricerca poi traslazionale, un futuro migliore per tutti quanti noi.